Un unico filo tiene uniti tra loro cristalli, perle, ciondoli, un unico filo impregnato di creatività, di passione, di dedizione. Nascono così i gioielli di Chiara, artigiana di Gallarate, impegnata da più di dieci anni nella realizzazione di bijou unici. Un lungo lavoro di ricerca dei materiali, l'attenzione al particolare, la continua voglia di sperimentare nuovi accostamenti di colori e forme. Tutto questo rende davvero irripetibile ogni sua creazione. Io uso da delle perline da un millimetro a magari delle perle un po' più grandi, uso materiale di recupero, ad esempio faccio anche delle perle io di carta, con la carta magari di giornali o riviste, oppure una cosa che va adesso molto di moda, il sughero o la pelle, quindi realizzo proprio prima le perle e poi creo i gioielli, insomma. Sempre pezzi unici, per mia scelta io non faccio mai due cose uguali, almeno dobbiamo cambiare il colore, perché voglio appunto che ognuno abbia il suo pezzo unico, creato appunto a mano e che sia un po' speciale. Ecco. Questo sì. consente proprio anche di valorizzare la qualità del prodotto artigiano: non è un prodotto standardizzato. E quindi rispetto no. a quello che si può trovare magari anche in rete o comunque eh, nei classici negozi, nei centri commerciali, eh, è ben diverso, è un prodotto di alta qualità, bisogna un po' sfatare l'idea che nei mercatini si trovino prodotti invece di scarsa qualità. Brava, esatto, magari uno pensa di venire al mercatino e dice devo prendere una cosa, deve costare poco, ma magari il materiale che io utilizzo, eh, il tempo che io ci ho messo io infilo anche a nodi, quindi è una cosa che richiede tanto tempo, uso murrine ad esempio e quindi insomma, i costi non sono anche quelli a volte di un certo livello e poi il tempo materiale che io ci metto per, per prepararlo. Chiara ama il suo lavoro talmente tanto da voler trasmettere la sua passione e la sua manualità a chi come lei desideri dare spazio alla fantasia. Io adesso ho ormai da quattro anni consolidato un laboratorio. Che si chiama Come fare una collana da una bottiglia di plastica. Quindi io parto da una bottiglia di plastica e alla fine del laboratorio, eh, praticamente tu vai a casa con la tua collana fatta e finita. Lo tengo in Biblioteca civica Gallerate. Come Banca del Tempo di Gallarate, oppure mi hanno chiamato in una scuola. Diciamo in questo caso un doppio valore educativo, perché c'è il recupero di un oggetto di plastica, Bravo, quindi insomma esatto. tutte le tematiche legate all'inquinamento e al riciclo, e dall'altro lato la valorizzazione del lavoro artigiano, quindi insomma due elementi che, che camminano esatto. di pari passo. E questo piace molto, proprio anche l'idea di poterlo fare, ma davvero da una bottiglia facciamo una collana? Davvero da una bottiglia facciamo una collana.